Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su FlameCube. Io sono Luca e oggi farò un mini tutorial su come realizzare scritte che seguono l'andamento di un oggetto. Più precisamente, questo effetto si chiama motion tracking. Per prima cosa apriamo After Effects. Qua ho già un piccolo anteprima su cosa verrà fuori. Vi faccio subito vedere. Ok, allora andiamo su File, nuovo progetto, no, non salvare, ok, composizione, nuova composizione, facciamo 1920x1080, quindi clicchiamo su ok, faccio un minuto perché tanto il video non dura tanto, ok, dopodiché andiamo a prendere il nostro video e lo trasciniamo sulla box del progetto, dopodiché lo trasciniamo nuovamente sulla timeline. Poi facciamo tasto destro sulla timeline, nuovo, oggetto nullo, facciamo finestra, tracciatore, perfetto. Clicchiamo sul video, scegliamo un punto dell'immagine dove vogliamo inserire la scritta. Ok, perfetto. Facciamo traccia movimento. Poi andiamo qua a zoomare. Prendiamo con il tasto sinistro andiamo vicino alla croce, teniamo premuto e la spostiamo dove vogliamo noi. Dopodiché facciamo modifica selezione nullo 1, perfetto, quindi facciamo ok, mandiamo avanti e lo fermiamo dove vogliamo noi, per esempio qua, fermiamo qua e facciamo applica, ok, adesso facciamo andiamo a selezionare questa parte qua, facciamo tasto destro, assistente, fotogramma chiave, regolazione automatica, dopodiché andiamo su livello, nuovo livello, testo e andiamoci a scrivere che vogliamo. Andiamo a scrivere Steve, nome inventato, spostiamo la scritta, ok, perfetto, spostiamo la scritta qui, dopodiché andiamo su questa specie di chiocciola, diciamo, e andiamo a trascinarla su nullo. Qua verrà fuori la scritta nullo 1, perfetto. E proviamo a fare play. Ecco qui la nostra scritta che segue l'andamento dell'oggetto. Il video termina qui, vi ricordo di cliccare su mi piace se il video vi è piaciuto e di iscrivervi al canale e di passare sulla nostra pagina Facebook. Ciao a tutti ragazzi e al prossimo tutorial.